Siamo con Erminio Bibi, Boscolo Erminio Bibi, che ci ha accompagnato adesso. Lui è il presidente del comitato per il Forte San Felice, ci ha accompagnato ad una visita guidata del FAI all'interno del Forte. Ce l'ha raccontata con una passione che è unica. Come mai tanta passione nel raccontare la storia del Forte? Beh, il Forte San Felice è uno davvero dei luoghi del cuore personale mio, nel senso che comunque io sono nato e vissuto qua vicino, in via San Felice, e quindi il Forte San Felice è uno degli elementi, diremmo così, visivamente presenti fin dall'infanzia, diremmo ai miei occhi. È sempre stato nell'immaginario dei nostri cittadini, della gente che c'è qui, un luogo amato e sconosciuto perché non si poteva entrare dentro, che c'erano i militari. Io ho avuto la fortuna di avere una dimestichezza anche interna con il Forte. Quando ero bambino, in classe con me alla scuola elementare, c'era il figlio di uno dei faristi che abitavano dentro. Tra l'altro io ero bravo a scuola, lui mi diceva: Erminio, vieni a casa mia che ci facciamo le lezioni insieme. E quindi andavamo dentro e vedevo, mi ricordo, ho alcune immagini della vita che c'era dentro il Forte. Io ricordo che c'erano militari che facevano esercitazioni, c'erano carpentieri che lavoravano, era una vera e propria cittadella piena di vita. Poi, da grande, diciamo, ho avuto altre occasioni di essere dentro e di conoscerlo molto bene, perché il farista che c'era prima ha tre figli, due sono gemelli, questi due gemelli hanno l'età della mia figlia più grande e a scuola andavano insieme, ma mia moglie era la maestra dei figli del farista. Per cui c'era tutto un legame, che noi andavamo a visitarli, eccetera. Nel frattempo ero diventato direttore delle scuole, io portavo le scolaresche della mia scuola dentro il Forte a visitarlo, quando sono andati via i militari e si poteva entrare dentro senza naturalmente avere impedimenti, appunto con l'amicizia del farista che c'era. E lì abbiamo visto gradualmente il deperimento, andati finché c'erano i militari, dovevano naturalmente mantenerlo in vita per la loro gestione di vita quotidiana. Andati via loro, rimasto soltanto il farista poteva tagliare l'erba del prato, eccetera, ma contro le intemperie che si accaniscono sugli edifici storici, secolari, contro la vegetazione infestante che cresce dappertutto sopra gli edifici, eccetera, cosa può fare? Ed è lì è nata sempre la passione di dire: ma possibile che questo bene, questo patrimonio vada così in disuso, vada perduto? E lì con altri amici abbiamo cominciato a costituire il Comitato Forte San Felice, abbiamo lottato per tanti anni, a volte sembrava di avere un risultato, poi c'era una delusione, a volte nebbia fitta, non si capiva niente, alla fine poi insomma abbiamo deciso di coinvolgere i cittadini con questa raccolta di firme per i luoghi del cuore del FAI. Abbiamo avuto una risposta da parte di cittadini di ogni tipo, senza distinzione di classe sociale, di livello di studi, di appartenenze politiche, eccetera. Tutti dobbiamo recuperare il Forte, dobbiamo renderlo visitabile, visibile, perché diventa una roba appunto del cuore di tutti quanti. E da lì poi è arrivato finalmente, le amministrazioni hanno firmato questo protocollo d'intesa, la strada è aperta, non è facile, piena sempre di ostacoli, di ritardi, eccetera, ma la strada è aperta e noi continuiamo a insistere affinché si arrivi veramente alla fine. Il nostro sogno è vedere un Forte San Felice pienamente recuperato, pienamente valorizzato, luogo di cultura pieno di vita a disposizione di tutti quanti i cittadini. Naturalmente adesso abbiamo una certa età e pensiamo ai nostri nipoti che abbiano qualcosa su cui vivere, arricchirsi ed essere orgogliosi. Ti ringrazio tanto. Ciao. Ciao.